Buonasera, nuova puntata dell'appello del candidato in vista delle politiche del 25 settembre 2022. Questa sera con noi abbiamo ospiti capolista dei tre collegi plurinominali per l'elezione dei rappresentanti alla Camera. Vado a presentarvi i miei ospiti, cominciamo dall'onorevole Torto, Daniela Torto, capolista dei 5 Stelle, deputata dal 2018, tra l'altro deputata uscente. Buonasera, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Gianluca Vacca, capolista di Impegno Civico Di Maio, deputato dal 2018, anche sottosegretario del governo guidato da Giuseppe Conte. Benvenuto. Buonasera. E poi Maurizio Acerbo, capolista Unione Popolare De Magistris, già deputato, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Benvenuto, ben ritrovato. E Buonasera. infine Daniele D'Angelo, capolista di Noi Moderati, consigliere comunale dell'Aquila, che avremo modo di conoscere poi nel corso della serata. Buonasera. Buonasera. Dunque, si è aperta questa settimana con l'arrivo di alcuni big, ci sono state novità, i primi sondaggi che dicono tra l'altro che due abruzzesi su 10 sono ancora indecisi. Allora, chissà che con questa puntata non riusciamo magari a convincere quegli indecisi che sono rimasti. Cominciamo con l'onorevole Torto. Io vorrei riproporle un suo post di Facebook che ha rilanciato, dove ha rilanciato una considerazione di Giuseppe Conte, che peraltro lo ricordiamo è stato mercoledì in Abruzzo, proprio a Chieti, dove lui diceva che il Movimento 5 Stelle serve ancora all'Italia, anche se siamo stati accusati di aver staccato la spina al governo Draghi. Ecco, iniziamo con una considerazione su questa dichiarazione, insomma, è un'accusa che voi percepite oggi come? Ma guardi, sinceramente, ecco, le parole del presidente Conte le condivido nel momento in cui è importante capire che i risultati ottenuti non sono mai definitivi. Per questa ragione il Movimento 5 Stelle è utile ancora al Paese per tutelare quegli interessi che abbiamo in questa legislatura portato avanti e che probabilmente con le nuove prospettive potrebbero, ecco, venire meno nel momento in cui il governo non avesse una forza importante come quella guidata dal presidente Conte. I responsabili della caduta del governo, non direi, ecco, questo è il mantra della campagna elettorale portata avanti un po' da tutti, dal Partito Democratico fino a Renzi, e in realtà evidentemente non hanno altri temi, ma quello che voglio sottolineare è che il presidente Conte aveva lanciato un allarme 6 mesi fa al premier Draghi riguardo le preoccupazioni che oggi noi viviamo. Ecco, voglio ricordarlo, se non ci fosse la campagna elettorale, il caro bollette non sarebbe un problema di tutti. Oggi pare che tutti i partiti si preoccupino per questo, però quando l'allarme è stato lanciato dal presidente Conte sembrava una preoccupazione soltanto del Movimento 5 Stelle. In quest'ottica il Premier Draghi ha deciso semplicemente di andare via da solo, quindi attribuire la responsabilità della caduta del governo al Movimento 5 Stelle mi sembra ormai chiaro a tutti che sia soltanto un pretesto. Deputato Vacca, Gianluca Vacca, già ex sottosegretario ai beni culturali, se la memoria non mi inganna, serve ancora il Partito 5 Stelle oggi all'Italia? È una provocazione, naturalmente. Ma guardi, Rimaniamo nel solco della prima domanda. io penso di essere tra i fondatori del Movimento 5 Stelle perché, forse non tutti sanno, ma io dal 2007 ho fondato il Movimento 5 Stelle qua in Abruzzo, sono stato tra i promotori di quella rivoluzione politica che è stato l'allora Movimento 5 Stelle, ma oggi il Movimento 5 Stelle credo che non ci sia più. Ora non vorrei neanche parlare tanto del Movimento 5 Stelle perché i cittadini hanno tanti problemi, viviamo un clima di emergenza. Ma vorrei ricordare a chi ci sta guardando che noi stiamo oggi in campagna elettorale tra agosto e settembre, votiamo a settembre, perché alcuni partiti con nome e cognome hanno deciso di aprire una crisi di governo in uno dei momenti più delicati per il Paese, con una crisi energetica in corso e che si prevede ancora più grave nei prossimi mesi, con una crisi internazionale, tutto quello che sta accadendo in questi mesi. E questi partiti hanno un nome e cognome. Sono il partito di Giuseppe Conte, che non ha votato la fiducia al governo Draghi al Senato, lo ricordiamo tutti quello che è accaduto quelle settimane, e il centrodestra.
Ora, quindi dire che la crisi non è stata responsabilità del Movimento 5 Stelle credo che sia un falso storico e soprattutto io non ho ancora capito oggi quali sono stati i motivi che hanno spinto ad aprire quei partiti a non votare la fiducia al governo Draghi, a far cadere il governo Draghi. Io non lo so. È stato detto che non si lavorava sul salario minimo, non era vero, perché il governo stava lavorando con un tavolo tecnico per istituire il salario minimo. È stato detto per la crisi internazionale, ma la crisi internazionale l'Italia si è allineata a tutta l'Europa, quindi si sta muovendo insieme all'Europa, non si può pensare che l'Italia si isoli dal contesto, dal rapporto di alleanze che ha storicamente. Insomma, io non ho ancora capito per quale motivo gli italiani oggi si trovano senza un governo, uno dei governi a detta di tutti più autorevoli e che stava lavorando bene, che chi accusa Draghi di essere un banchiere, io ricordo che Draghi ha fatto, non è vero che non ha lavorato per il caro bollette, il governo Draghi è già intervenuto, ha già approvato delle norme che prevedono degli interventi proprio per calmierare il caro bollette, già ci sono stati, i cittadini sanno bene, sono stati erogati già 200 euro, non sono tanto, ma era già un primo passo e oggi non abbiamo un governo pieno dei poteri proprio perché qualcuno con nome e cognome ha deciso di aprire una crisi di governo in piena emergenza. Maurizio Acerbo, voi avete avuto un Ferragosto movimentato perché insomma avete fatto una raccolta di firme in un periodo che sicuramente non è favorevole, Ferragosto lo sappiamo tutti, no? Mancano le persone, anche per l'estero ci sono state difficoltà, soprattutto per la non possibilità di utilizzare la firma digitale. Siete però riusciti a presentare la vostra lista? Siamo gli unici che hanno raccolto le firme, siamo l'unica lista che si presenta in tutti i collegi del paese raccogliendo le firme, perché gli altri si sono fatti delle norme per esentarsi e le abbiamo raccolte perché non siamo un movimento virtuale, siamo attivisti, attiviste, militanti, persone che sono state sempre socialmente impegnate, quindi ci sono compagni e compagne che hanno rinunciato alle ferie per raccogliere le firme e quindi abbiamo raccolto. Credo che sia stata una grande dimostrazione di politica pulita e di democrazia, nonostante il boicottaggio da parte di questo governo che non ha voluto neanche fare un decreto per consentire la firma elettronica. E questo ci ha impedito di presentarci anche nei collegi esteri. Come sapete, ovviamente chi vive all'estero, di solito chi è migrato poi torna in Italia dai parenti e bisognava andare a firmare al consolato, quindi era impossibile per un italiano, insomma, dei collegi esteri, insomma, raccogliere firme, e quindi lì non ci possiamo presentare, ma non incide sul collegio nazionale. Noi siamo presenti, abbiamo costruito questo progetto che, a dire il vero, pensavamo di poter costruire con più mesi di tempo, quindi per noi le elezioni sono un passaggio con un'idea. In Italia bisogna ricostruire una sinistra pacifista, ambientalista e dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Il PD non è un partito di sinistra, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere una cosa strana, ma più simile alla Democrazia Cristiana che alla rivoluzione che avevano annunciato, mischiando qualunquismo con giusti punti di programma che noi condividevamo e che erano già nel nostro programma. Spero comunque che abbiano un'evoluzione positiva e che non tornino a fare i dorotei come hanno fatto negli ultimi 5 anni. Noi pensiamo che ci sia bisogno di una forza di questo tipo unitaria, per cui abbiamo coinvolto Luigi De Magistris, che con noi ha vinto a Napoli le elezioni per 2 volte, con una coalizione popolare, di movimenti, rifondazione, forze sociali, e battemmo sia il centrodestra che il centrosinistra e anche il Movimento 5 Stelle, che non volle che sia alleato con tutti, ma non volle allearsi con De Magistris. Faccio notare che a Napoli è l'unica città in Italia che ha dato attuazione al referendum sull'acqua, ha eliminato le SPA, le società quotate in borsa, eccetera, ed è anche una città in cui per 10 anni non si è privatizzato nulla, non si è svenduto il patrimonio pubblico, anzi sono stati reinternalizzati i lavoratori e le lavoratrici che erano stati affidati a ditte esterne. Adesso ha vinto il centrosinistra col Movimento 5 Stelle e stanno rimangiando un po' tutto. Ecco, noi pensiamo che ci sia bisogno di questo in Italia, quindi noi siamo per la pace, contro l'aumento delle spese militari,
Perché il fatto che tutti, il primo è stato Conte a dire sì quando incontrò Trump e poi al vertice europeo, ai tempi del governo, non mi ricordo, credo Conte 1, poi si sono accodati tutti, il PD e la NATO, per cui potrebbero anche presentarsi col simbolo della NATO, della CIA al posto di quello PD, farebbero prima, la destra idem, noi in Italia arriveremo a spendere 104 milioni di euro al giorno per le spese militari, mentre abbiamo tagliato e si continua a tagliare per la sanità e la scuola. Questo governo ha fatto un piano che prevede 11.000 e passa insegnanti in meno. Al posto di ridurre le classi pollaio, le aumenteremo. Ma aggiungo altro, noi pensiamo che bisogna essere ambientalisti, credo di averlo testimoniato per una vita in questa regione, purtroppo con questo governo, ma anche con quelli precedenti, abbiamo avuto invece delle scelte completamente sbagliate, dagli rigassificatori al ritorno degli inceneritori. E poi ne parleremo di ambiente proprio nel prossimo giro di domande. E poi soprattutto i lavoratori e le lavoratrici, questo è l'Italia, il paese che in 30 anni ha perso. È l'unico paese in Europa in cui gli stipendi e i salari sono diminuiti, non aumentati poco, diminuiti, e abbiamo la più alta età pensionabile d'Europa grazie alla legge Fornero. Ecco, noi siamo per fare cose completamente diverse da tutto questo, e per questo speriamo di portare l'Unione Popolare in Parlamento e poi proseguire coinvolgendo tutte le persone che si ritrovino su un programma di attuazione della Costituzione. Grazie, grazie. Daniele D'Angelo, capolista dei Moderati, di Noi Moderati, ricordiamo che Noi Moderati è l'unione di varie anime, quindi noi con l'Italia di Lupi, Coraggio Italia di Brugnaro, Italia al Centro di Toti e poi c'è anche UDC. Che sì. Ruolo vi siete ritagliati all'interno di questa casa dei Moderati? Allora, diciamo che è semplice il discorso. Un centrodestra formato da Lega e Fratelli d'Italia non è un centrodestra, è una destra populista. Diciamo che noi siamo il centro del centrodestra. Siamo coloro che non vogliono gridare nelle piazze cose irrealizzabili, ma guardare in faccia la realtà, parlare in modo schietto ai cittadini e dire le cose effettivamente come stanno. Noi, si sa, non eravamo d'accordo alla caduta del governo Draghi, abbiamo cercato fino all'ultimo di tenerlo in piedi, poi qualcuno ha deciso che il governo doveva cadere e, ahimè, non è stata una condizione semplice per l'Italia. Soltanto nella notte della caduta di Draghi non ricordo quanti miliardi di euro sono stati persi in borsa. Questa è una cosa che accaduta va a rifinire purtroppo sul popolo. Diciamo che la cosa è stata abbastanza evidenziata dal congresso di Rimini di Draghi, il quale per un quarto d'ora ha elogiato il nostro coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello. Tra l'altro una delle persone più responsabili del Parlamento, con la sua esperienza e il suo modo di fare politica diretto, schietto ed onesto. E nulla, noi comunque la nostra cultura liberale, democratica, ci porta comunque ad avere dei rapporti con il centrodestra, governiamo insieme in molte regioni, in molti comuni, anche nel mio di appartenenza all'Aquila, con il sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia. Spesso ci troviamo in disaccordo, ma sempre nella linearità del bene comune. E che dire, noi abbiamo dimostrato nei territori dove abbiamo delle rappresentanze radicate a livello comunale, regionale e provinciale, che siamo il partito del fare, il partito che abbassa la testa, si dà da fare, lavora sui territori e, ripeto, non fa folklore nelle piazze per parlare alla pancia delle persone, ma dice la verità, lavora sulla verità e ha l'interesse unico di vivere il territorio, di conservare l'ambiente e diciamo l'economia dei territori dove si vive, nel pieno rispetto del cittadino. Grazie.
Io comincerei invece a entrare nel vivo degli argomenti, perché è inutile dirlo, anche i dati ISTAT lo dicono, l'inflazione non è mai stata così alta come in questi ultimi mesi, da 36 anni a questa parte, c'è preoccupazione dei consumatori, il caro vita è uno degli argomenti che tiene banco questi giorni. Il Presidente Conte ha qualche giorno rilanciato una serie di proposte e allora, visto che siamo qua, si faccia portavoce anche lei. Assolutamente sì, una delle proposte che ritengo principali soprattutto per conciliare un po' quello che è il concetto di transizione ecologica e di transizione economica e me lo consenta anche forse di transizione culturale è quella sicuramente della misura del superbonus. Ecco, io ho sentito in campagna elettorale diversi partiti rivendicare, no, la paternità di questa misura che in realtà nasce, viene portata avanti e viene mantenuta in piedi soltanto grazie al Movimento 5 Stelle. Ecco, vorrei puntare un attimo su questo, anche quando parliamo di problemi, ministri degli esteri che vanno a destra e a manca per fare accordi per nuovi approvvigionamenti di energia. E la questione è un'altra, anche perché queste sono diciamo soluzioni temporanee che mettono una toppa, no? In realtà noi abbiamo bisogno oggi di una soluzione strutturale e quella del super bonus in termini di energia è la migliore perché rende indipendente tutte le famiglie dal punto di vista energetico. Pensiamo al fotovoltaico, per esempio. Ecco, questa è una soluzione che permetterebbe a tante famiglie, a tante imprese di scrollarsi di dosso la paura e lo spavento costante in merito al tema dell'energia. E visto che stiamo parlando di energia, voi siete per l'indipendenza energetica, no? Assolutamente. Ecco, noi su questo, prima diceva il collega Vacca, ci sono nomi e cognomi che hanno portato alla caduta del governo, ma in realtà ci sono temi che sono stati portati su quel tavolo e che sono stati ignorati. Abbiamo chiesto una tassazione del 25% sugli extra profitti e per una norma creata male in realtà si è ottenuto soltanto 1 miliardo dei 9 che invece potevano essere utilizzati. Prima abbiamo parlato della contrarietà alle spese militari, 14 miliardi potevano essere utilizzati per altro e invece anche lì abbiamo parlato di uno scostamento di bilancio, anche lì una sordità assoluta. Quindi ecco, il Movimento 5 Stelle non poteva rimanere a guardare e faccio un inciso, il governo resta in carica e può portare avanti iniziative in questo senso se lo ritiene opportuno. Siamo in fase di decreto aiuti bis, abbiamo depositato emendamenti proprio sul super bonus per correggere quei sabotaggi che sono stati fatti durante i mesi scorsi. Oggi ho letto anche sul Fatto Quotidiano che, lo ricordo, grazie al super bonus abbiamo un PIL del più 6%, negli ultimi mesi il più 1. Oggi Draghi si fa il bello su questa misura dimenticando che è stato proprio lui il sabotatore numero 1 pubblicamente contrario a questa misura. Vacca, visto che è arrivato un assist da Daniela Torto, lo colgo al volo, come dire, no? Quindi Di Maio sappiamo che ha preso accordi con il Medio Oriente per il gas. Questo che significa che approverete il super bonus? No, assolutamente no. Nessuno nel programma l'abolizione del super bonus, almeno nessuno di noi. E francamente tutte le, mi sembrano delle motivazioni pretestuose queste, perché il super bonus è stato sempre confermato, è stato confermato nelle leggi di bilancio approvate dal governo. C'erano delle critiche legittime da parte di anche lo stesso presidente, ma da parte di chi ha lavorato col super bonus sa che ci sono stati dei problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime, dal punto di vista ha contribuito all'aumento dei prezzi nel campo edilizio, c'è stato un aumento vertiginoso dei prezzi perché tutte le imprese hanno richiesto ovviamente il materiale, quindi c'è stato un aumento vertiginoso dei prezzi, ha contribuito anche il super bonus per come è stato strutturato. Ma è una misura così, da un impatto così grande che ovviamente ha bisogno di alcuni correttivi. Ma nessuno ha detto che è contrario
bonus edilizio, al fatto di incentivare la ristrutturazione edilizia, questo assolutamente no. Quindi francamente anche qui non mi sembra un motivo valido per far cadere il governo, perché ripeto, il governo ha confermato il super bonus in tutte le manovre economiche che sono state approvate, quindi non vedo dove sia il problema. Sul prezzo del gas, anche qui sì, è vero che il governo resta in carica, ma il governo resta in carica con un orizzonte temporale ovviamente limitato, fino a fine settembre, fino agli inizi di ottobre, e soprattutto con dei poteri limitati. Noi abbiamo lanciato un appello a tutte le forze politiche, quello di sostenere l'azione del governo e del Premier Draghi in sede europea per portare avanti la battaglia del tetto massimo al prezzo del gas, perché proprio che è la misura migliore per arginare gli aumenti proprio energetici, gli aumenti delle bollette. È il modo migliore, perché si va a intervenire proprio nell'approvvigionamento del gas. Se si mette un tetto massimo a livello europeo, anche le bollette automaticamente costeranno di meno. Questa è una battaglia che si sta portando in sede europea. È ovvio che un governo dimissionario che non ha più la fiducia del Parlamento è un governo molto più depotenziato rispetto a un governo che invece nel pieno delle sue funzioni e che ha un orizzonte temporale fino a marzo-aprile proprio per poter lavorare e fare in modo di organizzare organizzare il contrasto al caro delle bollette, al rincaro delle bollette durante tutta la fase invernale, perché noi ci stiamo avvicinando all'autunno e all'inverno, il momento più difficile, e non si sa cosa avremo, quale sarà lo scenario politico a ottobre, a novembre, perché ricordo che per formare un governo ci vuole tempo. I governi mediamente nascono un mese e mezzo dopo le elezioni. Questo vuol dire, e ricordo un'altra cosa, che noi abbiamo la manovra di bilancio da approvare, nessuno ne parla, ma noi abbiamo la legge finanziaria che dovrà essere approvata. Adesso normalmente in condizioni normali si inizia a lavorare sulla legge di bilancio, ma noi non sapremo tra un mese e mezzo, due mesi, quale sarà lo scenario politico. E noi l'Italia rischia di andare in esercizio provvisorio. Sai che vuol dire questo? Vuol dire ovviamente tagli, vuol dire manovre lacrime e sangue, vuol dire dover diventare schiavi delle istituzioni internazionali, che ovviamente avrebbero paura di un fallimento dell'Italia, e questo sarebbe uno scenario catastrofico che mi auguro proprio che venga del tutto scongiurato. Maurizio Acerbo, lei sull'energia ha sempre avuto idee molto chiare, adesso che è nell'Unione Popolare con De Magistris, continuate nel solco della tradizione, qual è la linea che seguite? Beh, o per usare un gergo all'incaro, qual è la battaglia che farete? Io ricordo che la vera sinistra e i veri movimenti, non quelli che sono stati creati col marketing per evitare che in Italia avessimo Podemos, Melechon o Syriza, e poi lo si è visto adesso come si è andati a finire, noi ci opponemmo alla liberalizzazione e alla privatizzazione del settore energetico. La promessa era che avremmo pagato meno bollette, vi ricorderete, e come con tutte le privatizzazioni. Mi dispiace che oggi non sia venuto D'Alfonso, se no avremmo parlato anche dei risultati della privatizzazione delle autostrade col suo amico Toto, o con Benetton, a cui il governo tutti insieme hanno regalato a Benetton dopo il crollo del ponte Morandi, 43 morti, e l'ammaloramento di tutte le nostre autostrade, dove 1,5 miliardi, al posto di riprendersi la concessione ce la siamo ricomprata. Però il governo Draghi questo gliel'ha tolta la concessione, questo è stato riconosciuto. Stiamo parlando di un'altra ora, parlavo di Benetton. Sul come si chiama, su Toto non c'è D'Alfonso, quindi non aggiungo altro, ne parleremo alla prossima trasmissione. L'avvocato difensore. Che cosa è accaduto? In realtà gli aumenti sono cominciati già a giugno-luglio scorsi. Da anni noi dicevamo e continuiamo a dire che bisogna ristabilire il potere dei governi e degli stati nella regolazione dell'energia. Va rinazionalizzato e ripubblicizzato il settore energetico. Oggi ci si accorge, voi avete nel vostro archivio un'intervista che mi avete fatto il 2 o il 3 luglio dell'anno scorso, in cui io spiegavo cosa stava accadendo, perché questi aumenti derivano in parte dalla guerra, per gran parte derivano dal fatto che è stata consegnata l'energia, cioè un settore strategico, un bene comune, alla speculazione. Tant'è vero che si parla di extra profitti. Sugli extra profitti, andate a rivedere il DVD che avrete in archivio, noi chiedevamo dall'inizio, un anno fa,
che fossero completamente tassati, e continuiamo, perché 25% fa ridere. Noi parliamo non di profitti, parliamo di frutto della speculazione, una speculazione legale perché è stata legalizzata dalla volontà dei partiti, che fanno finta di non accorgersi che potevano intervenire. Altro il fare di cui parla il signore qui a fianco a proposito del suo, dei moderati che hanno espresso nella politica formigoni e altri gaglioffi al servizio di tutti i poteri forti, che lui, dei prenditori che si arricchiscono con i beni comuni e la sanità nel nostro paese. Quindi quello che bisogna fare, a nostro parere, è il blocco degli aumenti per decisione politica. Perché non si fa? Non si fa perché Draghi, come tutti i partiti, sono sostenitori di questa idea neoliberista che siamo sul mercato, ma magari fosse un vero mercato, e quindi non può intervenire lo Stato. Noi pensiamo che la Costituzione preveda invece che lo Stato deve intervenire sull'economia. Pensiamo che vadano tassati al 90% o al 100% gli extra profitti, e soprattutto pensiamo un'altra cosa, e lo diciamo, che è gravissimo che hanno consentito per un anno di derubarci, perché a luglio dell'anno scorso c'era bisogno. Io quando sento Letta che dice abbiamo scoperto che il gas costa di più, invece il rinnovabile di meno, quindi dobbiamo disaccoppiare, ma scusate, ve ne siete accorti adesso? E perché questo, su questo sistema che avete creato? Le dico un'altra di cui non parla nessuno: durante il governo Monti, in cui erano tutti presenti, non i 5 Stelle non esistevano ancora, ma diciamo tutti gli altri, centrodestra, PD e compagni, praticamente sono state fatte delle norme che hanno peggiorato per i contratti spot, che hanno peggiorato le condizioni con cui l'Italia compra il gas dall'estero, sempre per finanziare, per favorire i grandi gruppi alla speculazione. Tutto questo per noi deve finire, e in Italia è ora che si torni a gestire la cosa pubblica con criteri di interesse collettivo. Lo dico soprattutto alle piccole imprese, perché le piccole imprese, questi signori hanno raccontato che fanno i loro interessi, ma non è vero. Perché gli interessi che fanno sono quelli della grande finanza e dei grandi gruppi, non fanno l'interesse di chi la mattina si alza e deve far vivere la propria azienda artigiana. E infatti adesso l'economia italiana è completamente in ginocchio. Da ultimo vorrei aggiungere una cosa che riguarda però un elemento gigantesco che si chiama guerra. Io trovo scandaloso, io non mi ricordo che l'Italia abbia posto le sanzioni, o l'Europa abbia posto le sanzioni, quando gli Stati Uniti hanno fatto 1,5 milioni di morti in Iraq, raccontandoci la balla che c'erano le armi di distruzione di massa. Non ricordo sanzioni contro l'Egitto di Al-Sisi, dove abbiamo visto che persino un cittadino italiano è stato ammazzato, come vengono ammazzati tutti i giorni i cittadini purtroppo egiziani. Non mi ricordo sanzioni con cui siamo intervenuti per colpire Israele, che da decenni viola, con condanna dell'ONU, i diritti del popolo palestinese. Ora io lo dico chiaramente, basta con queste sanzioni, l'Italia deve recuperare il suo ruolo di pace, non deve fare il mediatore Erdogan, lo dovrebbe fare l'Italia, che è il paese che ha l'articolo 11 della Costituzione. La conclusione su questo, chiudo, su questa cosa, io vorrei ricordare una cosa, che noi adesso abbiamo gli americani che ci venderanno il gas liquido che ci costa 8 volte quello russo, e sono gli unici che ci guadagnano da questa guerra, mentre l'Europa e l'Italia vanno in crisi e gli ucraini e i russi muoiono in guerra. Io però la devo fermare perché il suo tempo è esaurito, mi spiace fare questo ruolo del cervello, però ti pare. Magari torniamo a parlare di guerra e di pace a fine trasmissione, perché è uno spunto che mi fa piacere approfondire. D'Angelo, voi siete favorevoli, per quanto riguarda il discorso energia, ai rigassificatori, alle trivelle e anche alle centrali nucleari? Assolutamente sì. Una piccola precisazione per l'amico Cerbo: quando sento il 90% dei politici parlare di aziende, soprattutto piccole aziende, mi viene la pelle d'oca, essendo io un piccolo imprenditore di montagna che veramente diciamo, per ottenere i miei risultati ho fatto dei salti non mortali di più, e la politica, soprattutto quella di centrosinistra e dei 5 Stelle, viaggia su una retta parallela all'economia reale dei territori e all'economia delle piccole imprese. Questo giusto per chiarire questa posizione.
Tornando all'energia. Questa è una provocazione che potete anche... Come ma guardi, dire, mia moglie ha appena chiuso un'azienda artigiana storica della città di Pescara, non prendo lezioni da questo signore che sarà un onestissimo operatore, dico che i politici che lui rappresenta hanno lavorato per anni al servizio della lobby delle cliniche private, delle autostrade, della speculazione edilizia e di tutto ciò che danneggia tra l'altro la piccola impresa, però magari a margine della riunione ne discuteremo, esatto, di questo incontro, perché non, sto perché non di... mi risulta che ci siano stati chissà quali provvedimenti, insomma non mi sembra che dalle attività di Formigoni siano arrivati grandi benefici alle piccole imprese di questo paese. Guarda, vivendo questa realtà, come hai detto, poi ne possiamo parlare, ragionare. Sai, io ero in commissione, il vostro capo politico si chiama Lupi. Ma me nelle commissioni che volete, ma l'economia reale, la vita della gente sui territori. Non difendeva le piccole imprese, difendeva i concessionari autostradali che hanno derubato gli italiani per anni. Stiamo parlando di un altro mondo, stiamo parlando di un altro mondo. Siamo alle elezioni politiche, in quale mondo parliamo? Stiamo parlando di un altro mondo, lei ha nominato le piccole e medie aziende. E quindi non mi parli di Formigoni, io sto parlando di gente che si alza la mattina con una partita IVA e lavora sui territori. Non solo Cesa, Lupi, Brugnaro e quell'altro come si chiama? E Toti, nessuno è un uomo di piccola impresa, nessuno. Ma non si preoccupi, che sappiamo nel programma e sappiamo nei territori quello che stiamo facendo e quello che anche abbiamo realizzato nei nostri comuni. Comunque. D'Angelo parla per sé perché lui ha un'attività di bed and breakfast. Assolutamente, ristorazione, anche... B&B, azienda agricola, produciamo birre agricole e fidati che un'impostazione economica di sinistra veramente è deleteria per le piccole imprese, penso che lo sappiano la maggior parte delle partite IVA. Tornando alle energie, io credo che... l'indipendenza economica è uno dei pilastri per avere uno Stato sovrano e indipendente dal resto delle speculazioni del mondo. I rigassificatori sono, a nostro avviso, un elemento essenziale a breve termine, perché è inutile girarci intorno. Io sono favorevolissimo al nucleare di quarta generazione, sono favorevole a snellire tutto l'apparato che è volto alle energie rinnovabili, perché quando si parla di energie rinnovabili non è così semplice mettere insieme tutti gli ingranaggi per arrivare ad ottenerle. Nell'immediato il rigassificatore è, diciamo, la manna dal cielo che può aiutarci a superare questo periodo, soprattutto in vista del tra qualche mese è inverno, quindi dobbiamo provvedere immediatamente a trovare una soluzione in vista del freddo, e sicuramente nell'arco di 2 mesi non si potrà fare un discorso sulle rinnovabili, come non si potrà fare un discorso con 2 mesi sul nucleare di quarta generazione. Ma tutto questo viene da una politica sbagliata nei decenni, dove abbiamo bloccato le trivelle, dove dall'altra parte dell'Adriatico prendono il gas che si trova nei nostri fondali marini. In Italia tutto questo, assolutamente, in Italia tutto questo non è stato possibile, sia per ideologie portate avanti dalla sinistra, dall'estrema sinistra, ma anche da parte della destra. Io ricordo anche la Lega che ha fatto delle battaglie contro le trivelle. Oggi ci troviamo a guardare il mondo dall'altra parte, perché nessuno immaginava un'altra guerra in Europa, nessuno immaginava che ci fosse, una nuova guerra fredda con la Russia, che io non sto qui a sindacare perché non mi sento nessuno per parlare di geopolitica, ma non credo che l'anno scorso di questi tempi, in settembre 2021, noi stavamo qui a pensare che poteva cadere il governo Draghi, che in Ucraina succedeva quello che è successo e che oggi ci potevamo trovare a fare dei discorsi lontani anni luce, soltanto qualche mese fa. Quindi un'impostazione sulla politica nucleare di 30 anni fa, che ha fatto in modo di avere centrali nucleari a 15 km dai confini italiani, ma non in territorio italiano, una politica che ha bloccato le trivelle dove il nostro gas viene usato da altri, adesso ci porta ad essere completamente dipendenti da altre situazioni. E è inutile girarci intorno,
piace o non piace, ma la soluzione poi è quella. La soluzione nel breve periodo è il rigassificatore, perché diversamente non si può fare nulla, ma iniziare da subito a studiare energie pulite, anche nucleari, per un immediato futuro, perché uno Stato senza un'energia non può andare avanti. Chiudiamo il discorso dell'energia, parliamo, voleva rispondere? Sì, volevo rispondere un attimo a questa politica proprio passata, la definirei, proprio non va nell'ottica della transizione ecologica verso cui siamo proiettati. La transizione ecologica. Poi io sono curiosa, io sono curiosa di sapere qual è questo nucleare 4.0, dove verranno messe le centrali nucleari, quanto tempo sarà necessario per attivarle e soprattutto dove metteremo le scorie. Ecco, nell'ottica di un paese sano e pulito, come lei prima portava avanti, no? Parlava di un paese prosperoso, diamo questa prospettiva quindi per il centrodestra? Ma a mio avviso assolutamente sì, perché qui prendiamo guardiamo le distanze, invito tutti i telespettatori a farlo e a ragionarci, perché andiamo incontro a una politica assolutamente dannosa. Ma noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, dannosa per noi il dobbiamo paese. Guardare in faccia la realtà, come appunto purtroppo i 5 Stelle per troppo tempo non hanno fatto. E no, sul i lato 5 Stelle hanno portato avanti l'idea di un'energia che si basasse su risorse che non sono destinate ad esaurirsi, invece lei sta tornando ancora a discorsi vecchissimi. Non sono assolutamente discorsi, non sono assolutamente. Comunque, una cosa è certa, che il nucleare costa molto e non risolverebbe la crisi in corso, esatto. Dato che ma infatti stima non è un discorso a breve periodo. Faccio notare che il meccanismo di formazione dei prezzi dell'energia, che è determinato appunto purtroppo dalla speculazione, perché fa sì che anche se si trivellasse nell'Adriatico, al di là che l'Adriatico ha poca roba oramai, cioè nel senso l'Adriatico, le stime sono che durerebbe un anno tutto ciò che c'è sotto all'Adriatico per il nostro fabbisogno, ma faccio notare una cosa, che comunque con queste regole di formazione dei prezzi e quindi delle bollette, noi pagheremmo lo stesso, perché il mercato a decidere, e quindi l'indipendenza economica fa in modo che ciò non avvenga. Se non sai come si formano le nostre bollette, consentimi che è meglio che non mi interrompi. Allora, perché non c'è più un'azienda dello Stato in un monopolio statale, un Parlamento e un governo che stabiliscono i prezzi come noi proponiamo e come è stato per tanti decenni quando eravamo una repubblica fondata sul lavoro, ma c'è un'altra cosa che va smontata, io credo, al più presto. Io dico che c'è una sola soluzione immediata, ed è quella che fortunatamente comincia a farsi strada anche in Germania, dove metà dei parlamentari del Partito Socialdemocratico hanno firmato una presa di posizione netta. L'unica strada vera per fermare questo disastro, oltre alle rinnovabili che noi sosteniamo da sempre, e io sono stato tra gli organizzatori e promotori di tutti e due i referendum che hanno bloccato il nucleare in Italia, credo insomma che ne possiamo andare fieri come sinistra radicale di ecologisti di queste lotte, ma l'unica strada vera è che si ponga fine alla guerra, o comunque che l'Italia dica basta alle sanzioni, perché è insensato che noi compriamo il gas da una potenza che ha bombardato tutto il mondo, lo facciamo in nome dei diritti umani e poi lo prendiamo dall'Egitto, dal Sisi, dall'Arabia Saudita, dove tagliano a fetta gli oppositori e dove le donne possono, o i gay possono essere condannati a morte semplicemente perché non si coprono uscendo di casa, e via discorrendo, da Israele, dopodiché da Erdogan, cioè uno che bombarda tutti i giorni altro che Putin. Allora, diciamo la verità, la nostra classe dirigente non ha avuto il coraggio, come ebbe in anni passati, ma lo dico anche al Movimento 5 Stelle, perché anche voi avete votato l'invio delle armi e la delega per un anno al governo, non è che l'hanno fatto solo gli altri. Ebbene, il fatto che la nostra classe dirigente non ha avuto la forza di dire no agli americani ha rotto anche il fronte europeo, perché questo va detto, Sampa Draghi, per questo piace tanto agli americani,
nel momento in cui i tedeschi e i francesi stavano tenendo un'altra linea, che era quella che aveva portato agli accordi di Minsk nel 2015, bloccando la guerra che era già cominciata, c'erano stati 14.000 morti, beh, Draghi, con tutti i partiti, in primis, devo dirlo, il PD, hanno invece scelto di essere, con Di Maio ministro degli esteri, i soldati della Casa Bianca. Il risultato è che noi stiamo massacrando la nostra economia e non stiamo aiutando l'Ucraina. Io credo che farebbero bene tutti i politicanti italiani a rileggersi cosa diceva Gorbaciov sulla crisi ucraina e a prendere la via della pace, perché ci sono un sacco di morti, di distruzioni, e stiamo anche danneggiando la nostra economia in una maniera che avrà un impatto devastante sulle piccole imprese e sulle famiglie. Vacca voleva rispondere, prego. Sì, molto telegrafico, due cose. Primo, sulla crisi energetica. Io penso che il problema adesso che i cittadini, sui quali vogliono avere delle risposte, è cosa accadrà tra un mese e tra due mesi, cosa sta accadendo adesso. C'è l'aumento vertiginoso del prezzo del gas. Tutto quello di cui abbiamo parlato, nucleare, transizione ecologica, ovviamente ha un orizzonte temporale molto più lungo. Io credo fermamente nella transizione ecologica. Ho fatto insieme all'amico Maurizio tante manifestazioni contro Ombrina per bloccare la deriva delle trivellazioni nel nostro mare, insomma, perché credo che la direzione da prendere sia quella. Ma nel PNRR ci sono tante risorse che vanno in quella direzione, quindi l'Europa stessa ci crede che la transizione ecologica è il futuro. Ma noi abbiamo un problema adesso. Il problema adesso si risolve innanzitutto introducendo un tetto massimo al prezzo del gas, e non può essere l'Italia soltanto che lo fa, perché deve essere l'Europa intera, che noi non viviamo Gianluca, un sistema. Esatto, questo, perché la Spagna l'ha fatto, forse perché ci sono la sinistra radicale al 15% e il ministro comunista che ha iscritto al Partito Comunista Spagnolo di Unidas Podemos, Alberto Garzón, che non è uno di quelli delle lobby moderate, che ha posto come condizione per proseguire l'agenda di governo che si facesse il blocco dei prezzi. Ma gli spagnoli lo discutono da quasi un anno, mentre in Italia l'asservimento alle lobby del presunto mercato ha fatto sì che adesso tutti lo dicono, ma io lo dico perché non si è fatto un anno fa, sei mesi fa, e se ne parla solo adesso a 20 giorni dalle elezioni. Ci hanno derubato per un anno e adesso scopriamo che si poteva intervenire. Non è colpa tua, ovviamente. Però Di Maio stava nel Consiglio dei Ministri. Ma noi lo diciamo da mesi, Di Maio sta lavorando da mesi per introdurre il tetto massimo al prezzo del gas. E chi si è opposto dentro? Mi sembra che gli unici che non hanno risposto all'appello siano quelli del centrodestra, che perché non vogliono togliere il gas a Putin, ma il centrodestra ad oggi, noi abbiamo fatto un appello già da un mese, Di Maio ha fatto un appello per chiedere a tutte le forze per portare avanti il tema. Beh, non mi pare che anche il PD l'abbia proposto, guarda, non mi ricordo però, se voi l'avete proposto, sinceramente. Comunque la situazione energetica, siccome leggo ogni giorno i giornali, per un anno è stato proposto. Lasciamo rispondere Vacca perché gli ho dato tanto tempo. Perché la situazione energetica spagnola è diversa, è vero che la Spagna l'ha introdotto a livello nazionale, ma è diversa da quella dell'Italia, quindi una situazione diversa in Italia, è molto più complicato, sarebbe molto più complicato introdurre a livello nazionale, introdurre a livello nazionale crea delle distorsioni poi a lungo periodo che fanno male allo stesso paese. Ma adesso il punto è questo: il tetto massimo al prezzo del gas in sede europea sarebbe la soluzione migliore, e soprattutto intervenire. Noi abbiamo una proposta, quella di lo Stato dovrebbe pagare entro fino a un tempo determinato di mesi l'80% delle bollette per le imprese, le piccole, soprattutto le piccole e medie imprese. Questa è una proposta che noi, sulla quale stiamo lavorando già con questo governo, ma soprattutto è una proposta di cui si dovrebbe far carico il prossimo governo, speriamo ci sia presto un prossimo governo, perché bisogna intervenire nell'immediato con i rigassificatori, ahimè. Con tutte le misure emergenziali che bisogna prendere per assicurare uno stoccaggio di gas già nei prossimi mesi e non tra due anni, tre anni, perché tra due anni e tre anni potrebbe essere tardi, e su questo quindi bisogna lavorare. Sulla guerra, mi chiudo soltanto sulla guerra, io sono sempre stato pacifista, lo sono tutt'oggi, e sono convinto che l'unica soluzione per la crisi ucraina sia quella del raggiungimento di una tregua e la pace. Però francamente non riesco a capire chi continua a sostenere che bisogna
bisogna, l'Italia si deve fare promotrice della pace. L'Italia ha lavorato per la pace, ha sempre lavorato per la pace, ma se un paese invaso come l'Ucraina, che ha i carri armati e viene bombardato, chiede aiuto agli stati confinanti, è stato un voto sofferto in Parlamento quello di autorizzare l'invio delle armi per aiutare l'Ucraina, ma se un paese chiede aiuto, credo che sia da responsabile, sia irresponsabile non aiutare un paese. Avete mandato le armi ai palestinesi? Avete mandato le armi ai curdi? Ma quello che è successo nel passato allo Yemen, no, i palestinesi vengono bombardati oggi. Avete mandato le armi ai libanesi? Io non mi ricordo mai, è la prima volta che mandiamo le armi in questa maniera. Perché è un paese che ha chiesto aiuto agli stati europei e ha chiesto espressamente che hanno dato ordine. Io però abbiamo altri 10 minuti, ho bisogno di farvi altri 2 giri di domande, quindi io direi di chiudere il discorso guerra. No, quindi francamente la pace, l'Italia ha sempre lavorato per raggiungere la pace. Il problema è che tra due persone che sono in conflitto, uno Stato è disposto a sedersi al tavolo, un altro Stato, ovvero Putin, l'invasore, non è disposto, e quindi è difficile provare a portare avanti una trattativa di pace quando uno dei due non vuole la pace. Allora, torniamo in Italia, chiudiamo l'argomento guerra perché sarebbe piacevole andare avanti, ma purtroppo i tempi stringono. Reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Io le ribadisco un'affermazione di Giorgia Meloni, che ha detto l'altro giorno: il reddito di cittadinanza non mi trova d'accordo, non prometto 780 euro al mese per le pensioni di invalidità. Sono a 270 euro le pensioni minime e a 500, poco più di 500 le pensioni minime, mentre quelle di invalidità 270. Secondo la Meloni occorre semplicemente abbassare la tassazione delle imprese. Voi dei 5 Stelle oggi, Giorgia Meloni, sì, Giorgia Meloni sicuramente ignora che 1 milione di persone sono state aiutate a portare semplicemente un piatto caldo in tavola durante uno dei periodi più bui della nostra storia, e ricordo quelli della pandemia. Parliamo di 2/3 dei percettori del reddito che sono persone fragili, quindi questo è un attacco a una parte della popolazione che in realtà avrebbe difficoltà inserirsi in quelle che sono le politiche del lavoro. 1/3 di questi percepiscono uno stipendio da fame, per cui noi abbiamo anche aggiunto alla questione del reddito di cittadinanza la battaglia sul salario minimo, e mi riallaccio a quanto veniva detto. La proposta, io sono capogruppo della Commissione Bilancio, ho letto benissimo e non tra le righe quello che è l'obiettivo del Partito Democratico. La proposta del ministro Orlando va a coprire una fetta di lavoratori minima dai 600.000-700.000 lavoratori a fronte dei 4,5 milioni che percepiscono questo stipendio da fame. Quindi non prendiamoci in giro, abbiamo parlato di un salario minimo a 9 euro e questa è la proposta del Movimento. E chiudo, il ministro Di Maio, fautore di questa misura, oggi la rinnega, ieri però usciva dal balcone di Palazzo Chigi e dichiarava di aver abolito la povertà, quindi una scelta imbarazzante. E tra l'altro mi riallaccio al discorso dell'energia, perché a questo punto mi era stato fatto un assist. Il ministro Di Maio magari stava lavorando da mesi al superamento, diciamo, del caro bollette a livello in termini europei, però mentre il presidente Conte lanciava l'allarme sui tavoli del premier Draghi, lui era intento a creare il terremoto all'interno del Movimento 5 Stelle. Quindi questo impegno a livello europeo, permettetevi di dire che non era reale. Abbiamo 6 minuti, passiamo a vacca sul reddito di cittadinanza, ricordando che Di Maio è stato l'ideatore del reddito di cittadinanza. Va detto anche che però oggi Di Maio non la pensa più così. Lei cosa sente di dire oggi agli abruzzesi sul reddito di cittadinanza? Io sono veramente allibito, perché l'amica Daniela, che stimo, con la quale ho una profonda amicizia, però francamente forse non so da cosa deduca queste affermazioni, perché nel programma di impegno civico al punto 4 c'è reddito di cittadinanza potenziato e migliorato nella parte della formazione al lavoro. Quindi che il ministro Di Maio voglia eliminare il reddito di cittadinanza, dove l'ha letto? In più c'è al punto 8 salario minimo ed equo. Quindi francamente
Boh, io non so cosa rispondere perché non abbiamo, nessuno ha mai detto né Di Maio né nessuno di noi, anzi, noi crediamo fermamente nella bontà del reddito di cittadinanza. Che ci siano dei problemi, degli abusi, quindi bisogna aumentare i controlli perché è innegabile che ci siano stati degli abusi e che bisogna quindi intervenire su chi lavora in nero e percepisce il reddito di cittadinanza o chi non è requisito e percepisce il reddito di cittadinanza. Questo è assolutamente vero e bisogna fare in modo che questa deriva venga contrastata. Così come bisogna migliorare la parte di inserimento nel mondo del lavoro, ma questo è un problema, non riguarda solo il reddito di cittadinanza, riguarda un po' tutto il sistema di reinserimento, di formazione continua, tutto il sistema appunto dell'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi, però anche quella parte sicuramente va migliorata, ma che noi vogliamo eliminarlo francamente non è, un falso, proprio anche questo clamoroso. E quindi ripeto, noi siamo per le misure a sostegno del reddito, per le misure a sostegno dei lavoratori che oggi vengono sottopagati. È vero che c'è una proposta del ministro Orlando che era limitata soltanto a una fetta di lavoratori, ma c'era un tavolo tecnico al governo, era stato fatto per lavorare con le parti sindacali, proprio per lavorare, quella è una proposta di partenza sulla quale bisognava lavorare, tutti quanti avrebbero potuto portare il proprio contributo, tutte le forze politiche, le forze sociali, proprio per arrivare entro la fine della legislatura a un salario minimo ed equo. Adesso purtroppo non se ne è fatto più nulla perché si è aperta questa crisi di governo, qualcuno ha deciso che invece il salario minimo doveva essere soltanto una bandierina da sventolare in campagna elettorale e noi invece qualcosa da realizzare concretamente con questo Maurizio governo. Maurizio Acerbo, abbiamo 4 minuti, se siete celeri riusciamo a fare anche un'altra domandina al volo, però se no siamo chiudiamo. Sempre stati a favore del reddito di cittadinanza, anzi siamo per alzarlo a 1000 euro insieme alle pensioni minime e alle pensioni di invalidità. Pensiamo che però in Italia c'è anche un problema della retribuzione complessiva media di chi lavora e per esempio va reintrodotta immediatamente la scala mobile, cioè il recupero automatico dei salari, degli stipendi e delle pensioni sull'inflazione, perché sono anni che in realtà la gente quando rinnova il contratto a malapena recupera l'inflazione, adesso che è diventata alta è un problema gigantesco. Noi pensiamo che c'è bisogno di lavoro, l'Italia ha almeno 1,5 milioni di dipendenti in pubblici in meno e si vede nella sanità quando chiediamo di fare un esame rispetto alla media europea. Se vogliamo avere servizi europei bisogna assumere, noi proponiamo un piano di 1 milione di assunzioni pubbliche, dai medici agli infermieri fino ai vigili del fuoco, agli insegnanti, tutto ciò che serve. Per finanziarlo abbiamo preparato una misura che è la tassazione dell'1% più ricco del paese, che può fare dei sacrifici perché è quello che è diventato più ricco negli ultimi 30 anni e anche durante la pandemia. Noi abbiamo bisogno di quindi creare lavoro e di crearlo buono, per questo noi abbiamo un problema, vanno abolite le leggi di precarizzazione del lavoro. Io sono stato ricoverato per il Covid, nel mio reparto, cioè il reparto Covid di Pescara, ad assistermi erano medici a partita IVA, infermieri ed OS che venivano da un'agenzia di lavoro interinale che hanno già perso il posto di lavoro, e a pulire era una dipendente precaria di una società tedesca. Ecco, questo sistema produce lavoro povero, insicurezza, precarietà. Deve tornare la regola del contratto di lavoro a tempo indeterminato e i contratti possono essere temporanei solo per prestazioni temporanei, perché lavoratori e lavoratrici secondo la Costituzione devono avere un salario che consenta di vivere e hanno bisogno di avere la possibilità di avere pieni diritti sul luogo di lavoro. Maurizio, e credo che se la gente ha i soldi in tasca favorisce anche le piccole imprese, perché i soldi rimangono sul territorio. Quando si favorisce la finanza i soldi finiscono nei paradisi fiscali. Grazie. D'Angelo, voi avete una proposta di reddito di resilienza? Assolutamente sì. Contrarissimi. Velocemente, le do veramente un minuto telegrafico. Contrarissimi al reddito di cittadinanza. Credo che il lavoro debba tornare ad essere la luce di uno Stato civile, che i giovani non debbano sentirsi diciamo appagati da un sistema di sussidio, ma devono avere come appagati. Lo siamo stati noi da ragazzi, devono avere quell'input di alzarsi la mattina e lavorare, perché il lavoro c'è e ce n'è tanto.
dove ci sono quelle difficoltà che lavori sottopagati, qualsiasi forma come devo dire, che va contro la parola stessa lavoro, no? Ci sono spesso delle attività che purtroppo sottopagano i dipendenti, c'è molto lavoro nero, lì sicuramente va garantita un sistema di controllo, ma dare dei soldi a dei giovani per stare a casa non esiste. Non esiste e non sta scritto da nessuna parte. Io penso che tutti i giovani si sentiranno offesi da queste sue dichiarazioni. Ma non è un problema, non è un problema, perché? Non è un problema, perché, quindi lei... Allora, quando lei stava parlando io sono stato zitto. Sì. Dare dei soldi alle persone per stare a casa e non sentirsi nemmeno appagate di quel reddito che gli sta arrivando, secondo me è anche moralmente... massacrante per determinate persone, perché guardi, una cosa del genere fu fatta pure negli anni passati con il piano Fanfani, la pulizia dei boschi, la manutenzione delle montagne, veniva pagata la gente, ma per fare dei lavori utili alla società, non per stare a casa. E te lo dico anche da partita IVA, e sento spesso nelle varie associazioni di categoria parlare di questo problema. Non si sono trovate più manodopera durante i periodi estivi, perché i ragazzi preferiscono 700-800 euro al mese stare a casa e non andare a lavorare. Piuttosto che essere sfruttati 18 ore a 3 euro. Lo sfruttamento viene controllato, qualora ci fosse sfruttamento, ma esistono gli ispettori del lavoro. Qual è la soluzione del controllo del centrodestra? Esiste uno Stato che deve controllare questa roba qua, ma i giovani devono capire che bisogna alzarsi la mattina e andare a lavorare per avere un reddito, non che le tasse di chi lavora, dipendenti o partite IVA, devono andare a finire a chi sta a casa, perché chi ha bisogno di stare a casa perché è malato, perché è invalido, c'è un sistema. I due terzi dei percettori, gliel'ho detto prima. Ma non, i due non terzi so dei percettori fino a che punto, sono numeri dati dall'Istat, quindi evidentemente lei non li conosce. Con i vostri famosi navigator, ecco, che non hanno trovato un posto di lavoro a nessuna persona. Ma lei sa quanta gente viene nelle nostre imprese a chiederci lavoro, però poi ci dicono senza contratto, perché sennò perdo il reddito di cittadinanza. Ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo facendo? Qui si deve lavorare per produrre, si deve lavorare per mandare avanti una nazione, i giovani che hanno forza devono farlo e soprattutto... Il concetto è chiaro, D'Angelo, il tempo non possiamo più vivere di bonus. È veramente terminato. Questo è chiaro. Velocemente. Voglio ricordare che noi siamo per il salario minimo a 10 euro e che... Questo è un altro discorso che può essere utile, lei lo ha fatto 10 volte. Sì, ma l'ha detto che non interrompe, quindi stavo dicendo, faccio notare che in Germania, in Inghilterra, in Francia, in tutta Europa il reddito per chi non ha lavoro c'è da decenni e non mi pare che siano popoli che non lavorano. Il problema italiano è che c'è un sacco di gente che lavora anche regolarmente, perché ci sono in molti settori contratti da 3-4 euro l'ora, roba da terzo mondo, e questo non va assolutamente bene. Dopodiché, al posto di tagliare gli ispettori di lavoro, come hanno fatto i governi negli ultimi 15 anni per fare in modo che ci fosse il far west nel mondo delle imprese, assumiamo anche 10-15.000 ispettori del lavoro e andiamo a fare i controlli, anche perché in Italia muore un sacco, ieri sono morte 4 persone sul lavoro, e io vorrei insomma che la gente potesse uscire di casa. Ma la sicurezza è un altro discorso. Nella sicurezza, appunto, è un altro discorso. Allora io direi, non facciamo, tornando in Germania viene proposto il lavoro, quindi chi percepisce quell'assistenza, allora, tempo di 3-4 mesi, trova il lavoro. In Italia non esiste questo sistema, non può reggere. Scusami, che in Italia bisogna creare il lavoro, colpevolizzare il reddito di cittadinanza, che noi proponiamo da anni e quindi riteniamo una misura anziché troppo limitata, perché troppo gente è esclusa dal reddito di cittadinanza, perché sono state messe troppe condizionalità, è un'assurdità. Casomai bisognerebbe dare di nuovo centralità ai centri per l'impiego pubblico, invece come politica di favorire le agenzie del lavoro precarizzato, perché anche questo è un problema, che la legge prevedeva che bisognava andare ai centri per l'impiego, ma a me non risulta
risulta che ci sia la fila, tutti questi che si lamentano che non trovano chi lavora, non fanno la fila al centro per l'impiego. E con questo chiama il centro per l'impiego, vedi quanti te ne danno. D'Angelo. Ti arriva un dipendente da un centro per l'impiego. No, ma appunto c'è un problema del collocamento pubblico. Allora non facciamo la guerra tra poveri. Noi abbiamo bisogno di lavoro e, come dice la Costituzione, e non di assistenzialismo. Se c'è un cittadino, ma vi siete ricordati alla fine di creare il contraddittorio? No, per cui purtroppo vi devo fermare. Io lo dico per venire incontro. È inutile, di bonus in Italia si danno i miliardari tutti i giorni. Avremo modo, facciamo pagare le tasse ai miliardari. Assolutamente non è una guerra. Avete verso dato i ricchi, 9 che miliardi non è una guerra verso i ricchi. Che è costata l'operazione di regalo a Benetton più di tutto il reddito di cittadinanza a 3 milioni di persone. La prego, sono in chiusura, io vi devo salutare, vi ringrazio perché il tempo lo abbiamo proprio superato di gran lunga, se no poi ci tagliano. Io ringrazio l'onorevole Daniela Torto, Gianluca Vacca, Maurizio Acerbo. Grazie e Daniele De Angelis per essere stati con noi D'Angelo per essere stati con noi questa sera. Vi ricordo che la puntata sarà in replica più tardi alle 24 e naturalmente l'appuntamento con l'appello del candidato è per la prossima settimana. Grazie, arrivederci.